You ass! Come here, ass! Fuck! Bentornati sul mio divano! Mi siete mancati. Allora, aspetta più. La profilassi è importante, lo stile è tutto. Adesso possiamo cominciare. Io come sempre sono Barbascura X e bentornati a The Commentary, un format scomodo che non piace ai poteri forti, ma manco ai poteri deboli. Piace solo ai poteri medi, tipo agli assessori, però dei municipi piccoli, con delega alla pesca sportiva. E che ti conviene guardare prima che quella lobby lo censuri. Come quale lobby? Quella lobby. Non credere che non ti veda là dietro. Cattiva lobby, cattiva! Perché oggi parleremo di vaccini! Sì, sì, lo faccio! Nessuno mi farà tacere a me! Che vuol dire che voi lo pubblicate? Ma sul dark web, vero? Dopo quasi un anno a nuotare tra le onde 5G e vaccini anti-Covid inoculati alla popolazione mondiale, a questo punto lì fuori saranno tutti morti! Proprio come diceva mio cugino a inizio pandemia. Ma io no, non sono mica scemo io. Io mi sono trincerato in casa con tutto il mio tesoro di ammuchine e carta igienica. Mi spiace per tutti quelli che sono rimasti lì fuori. Si saranno trovati catapultati sul set della nuova stagione di The Walking Dead. Gli unici superstiti saranno le Blatt e Kenshiro. Che poi me lo sono sempre chiesto. Chissà cosa avrebbe fatto Kenshiro se non ci fosse stata la crisi nucleare? Il benzinaio? O forse il personal trainer? Per fortuna un tizio mi aveva avvisato di questo pericolo quando mi si avvicinò al supermercato e mi disse: ho trovato questo video su Facebook, nessuno ce lo dice! Condividi prima che censurino! Posso farle notare che quel video è stato pubblicato più di 10 anni fa da tale Pisciarellone 59 e che al momento conta 72 milioni di visualizzazioni? Condividi prima che censurino! Ammetto di essere stato un po' scettico all'inizio. Per fortuna mi ha convinto. Come? Non è successo nulla. Sono ancora tutti vivi? Ma che microchip ci hanno messo in sto vaccino? Con la versione craccata di Windows 97? Dannato Bill Gates! Ho incontrato dei Novax che mi hanno detto che dovrei avere la mente aperta. Un po' come gli sceneggiatori di Sharknado. Va bene, proviamoci. E allora per capire meglio questo mondo ho indagato nella storia e ho scoperto che i primi Novax sono nati prima dei vaccini. Ma soprattutto, e questo vi sorprenderà, erano uomini di chiesa. No, sono sconvolto. Non me lo aspettavo. 1722, in Inghilterra e in Nord America il vaiolo stava provocando notevoli problemi. Quindi si organizzò una inoculazione di massa. Ma in che senso inoculazione? Anche perché se non hai mai sentito questa parola, effettivamente sembra qualcosa di vagamente sessuale. Del tipo, non soffro mica di inoculazione precoce io. Al massimo tu soffri della mia inoculazione precoce, ma io sto benissimo. Cos'era davvero questa inoculazione? Non esistevano ancora i vaccini, quindi l'inoculazione serviva per la cosiddetta variolizzazione. Ovvero per immunizzarti, il medico ti sparava nel naso delle croste di vaiolo recuperate dai suoi pazienti. Adesso non fa più tanto schifo il vaccino, vero? Ma qualche eroe già all'epoca cercò di opporsi a questa cosa. Il reverendo Edmund Massey viene ancora ricordato con lode per il suo sermone dal titolo La pratica pericolosa e peccaminosa dell'inoculazione. E che diceva il suo sermone? Diceva che le malattie sono inviate da Dio per punire i peccatori e che quindi cercare di prevenire il vaiolo con l'inoculazione era, e cito, un'operazione diabolica. No, aspetta, scusa! Cioè, hai capito? Analizziamo insieme sta cosa. Dio con il camice tipo piccolo biologo pazzo si mette a inventare malattie con lo scopo di ammazzarti male, ma solo perché Dio ti ama. E se provi a immunizzarti, non solo sei stronzo, ma sei anche amico dello demonio! No! Quindi Dio vuole ammazzarti uguale buono. Satana ti vuole curare uguale cattivo. Ma quanti si ribalta la situazione? Ma vedi se mo devo ringraziare Satana per l'otturazione ai denti? Grazie Satana per l'antitetanica! Grazie Satana per i cerotti! Per gli anestetici! Per le protesi! Per i trapianti! E soprattutto grazie Satana per i vaccini, perché io ho le croste nel naso, onestamente. Cioè le croste non voglio manco vederle in fotografia, figurati sparate nel naso. Anche se sono sicuro che qualcuno sulla pizza apprezzerebbe. Parlando di vaccini, i moderni movimenti Novax sono basati quasi tutti su quella che potremmo definire la madre di tutte le bufale, ovvero i vaccini causano l'autismo. Non so, l'avete mai sentita questa? Questa storia ha avuto origine con il medico inglese Andrew Wakefield, che nel 1998 pubblicò un articolo parlando di prove sull'esistenza, per l'appunto, di un legame tra vaccino trivalente
e autismo. Sì, lui fu il primo nella storia a parlarne e fu lui a dare il via libera a questo magico viaggio. E dire che inizialmente la comunità scientifica gli diede pure retta. Cioè, questo articolo venne pubblicato su Lancet, mica su Fanpage. Tra la gente scoppiò il panico e nel 2002 il vaccino venne addirittura messo al bando negli Stati Uniti in via precauzionale. Moltissimi scienziati di tutto il mondo iniziarono pure loro a indagare su questi sospetti di Wakefield. Si chiedevano: ma com'è che ci è sfuggito qualcosa di tanto grave? E così indagarono, ma non trovarono nulla. Per di più, nonostante il vaccino fosse stato bandito, i casi di autismo rimasero esattamente gli stessi. E come mai? Beh, nel 2004 uno stretto collaboratore di Wakefield lo accusò di corruzione e manipolazione dati, cosa poi confermata anche dagli altri 12 scienziati che con Wakefield avevano pubblicato quel famoso studio. Aveva manipolato le prove in cambio di mazzette per favorire alcune cause contro case farmaceutiche. Ma non solo, si scoprì pure che deteneva un brevetto per un proprio vaccino. È un po' come se dicessi che il kebab causa l'allucevalgo perché vendo falafel di contrabbando. Porca merda, tutto ciò è fantastico! E così tutto il mondo si trovò in coro a cantare l'audace antico stornello. Figure me! Rido, ma non ci sta niente da ridere. A causa del signor Wakefield, le vaccinazioni del vaccino trivalente in Gran Bretagna calarono vertiginosamente e schizzarono alle stelle i casi di morbillo, situazioni sanitarie gravi e addirittura morti. Ma la bufala continua a girare, tanto che in un articolo pubblicato nel 2009 sembrerebbe che un americano su quattro creda che dopo la vaccinazione potrebbe essere colto dall'urgenza di mettersi la guida di automezzi pesanti. Ah, non è quello l'autismo. Scusa. E nonostante tutto ciò, indovinate nel 2016 quale stato lo ha invitato con i massimi onori a parlare nel suo parlamento? E allora che cazzo vi devo dire? Fate un po' come vi pare. E allora continuiamo a credere all'esistenza di Babbo Natale e Giuliano Ferrara? Io non lo so. Ma in questi giorni abbiamo forse raggiunto il delirio finale. C'è gente che afferma di essere diventata magnetica dopo il vaccino Pfizer. Contatto di video con le calamite che si appiccicano sul braccio. È comodo. Alternativa, no, al frigorifero. Mentre in Italia, Novax e Nomax stanno chiedendo distanziamento sociale e mascherina per proteggersi dai vaccinati, che invece loro sono infetti. Hai capito? Loro si devono proteggere dai vaccinati. Adesso vi chiedo un piccolo sforzo di empatia e proviamo a metterci nei panni di un complottista. Questi sono due puntini. Tu li guarderai e ci vedrai due puntini. Una mucca li guarderà e ci vedrà due puntini. Un complottista li guarderà e dirà che uno dei due puntini non esiste e l'altro è Bill Gates che ha rapito tuo figlio. Ma io non ho un figlio! È quello che vogliono farti credere loro. Loro. Secondo la rivista Scientific America, e cito, le teorie complottiste offrono un metodo facile per guardare il mondo in modo più semplice e prevedibile di quanto questo non sia. Semplice e prevedibile, dico. Questo solo perché non hanno mai partecipato a un cenone di Natale a casa mia, con mio zio che ti racconta di come, secondo lui, le banane sono state inventate dagli americani per educare i giovani ad impugnare armi da fuoco. Che poi, se ci pensi, ha senso. Cioè, allora forse hanno inventato i vibratori per insegnarti a distinguere una pistola da una banana. Il filosofo Karl Popper ha descritto come problema principale di queste teorie un errore di attribuzione, in cui ogni evento è percepito come intenzionale e pianificato, sottostimando moltissimo gli effetti del caso. Per spiegarlo in modo più semplice, è uno scarabocchio. In realtà volevo disegnarci Gerry Scotti, però non lo so disegnare Gerry Scotti. Beh, tu lo guarderai e ci vedrai uno scarabocchio. Una mucca lo guarderà e ci vedrà uno scarabocchio. Mio zio lo guarderà e ci vedrà il progetto per la costruzione della morte nera, celato sotto forma di un messaggio criptato interpretabile solo con un manuale giangiavelleristico rettiliano che una volta trovò al mercatino delle Pulci di Foggia, che conteneva un timbro dell'astronave a vapore del gran sacerdote Machux illuminato, come dimostrato in un documentario sfocato nel 2001 che una volta vide per sbaglio su Rete 4, ma che non è stato più possibile ritrovare perché i poteri mediamente forti l'hanno censurato. Mentre questo puntino è Bill Gates.
Prima queste teorie erano limitate ad un pubblico piccolissimo e dal disagio tangibile, senza considerare che prima internet non aiutava. La DSL iniziò ad arrivare solo nel 2000 e pochissimi lo avevano. Gli altri avevano una connessione a 56k, con un computer in mogano a manovella, dove i dati ti riportava fisicamente con la carriola un ognomo che viveva nel cavo Ethernet, e per caricare l'immagine di una zizza ci mettevi 3 giorni e un fracco di mazzate di tua madre quando ti scopriva. Poi spesso saltava la linea a metà e quindi ti rimaneva l'immagine caricata fino al capezzolo e boh, te la facevi andare bene comunque. Mentre oggi, oggi è un casino. È veramente un casino. E occhio che noi conosciamo molto bene le teorie del complotto più mainstream. Dalla Terra piatta all'11 settembre, da Atlantide al 5G. Ma lì fuori, nel sottobosco, ce ne sono alcune molto, ma molto più croccantelle. Come quella che affermerebbe che la scrittrice J.K. Rowling non esista. Oppure che Justin Bieber sia un rettiliano. No, non scherzo. Ci sono davvero queste cose che girano. O ancora la Ice Bucket Challenge. Non so se vi ricordate quel vecchio trend di internet in cui ci si riprendeva mentre ci si lanciava l'acqua ghiacciata addosso. Ecco, sarebbe in realtà parte di un rituale satanico tramandato segretamente agli Illuminati da Lucifero in persona. E aspetta che i complottisti non hanno ancora scoperto TikTok. Ma che scoprono TikTok è finita. E in che senso la Rowling non esiste? Harry Potter che? L'autobiografia di Snoop Dogg? Eccovi una piccola lista delle teorie più folli che io abbia trovato in giro per il web. Giusto per capire quanto sia profonda la tana del bianconiglio. 1. Hitler è sopravvissuto, è fuggito e ora vive al centro della Terra. Guten Tag. 2. Ci sono gli zombie sull'Himalaya. Il che è plausibile, in effetti. 3. Il Signore degli Anelli è un racconto storico. Questo dovrebbe spiegare l'erbapipa. 4. Esiste vita sul sole. Una vita sudata. 5. La Finlandia non esiste. Cazzo, avvisiamo i finlandesi. 6. Il fuoco è in realtà un essere vivente. E a giudicare dalla mia esperienza, mi odia. 7. Il 90% dei libri di tutto il mondo è stato scritto da un unico autore. Sempre lo stesso. 8. Le sigarette fanno bene alla salute. 9. La pelle è in realtà un parassita alieno. 10. Sono stati trovati microchip nei fossili. Chissà se ci lancia Windows 98. Mi presti una mano che ho finito le dita. 11. Fukushima è la porta per un'altra dimensione. Ma soprattutto, 12. Le foreste non esistono, mentre le montagne sono tronchi di un albero gigantesco che è stato tagliato dai giganti a questo punto. Però qui scatta l'applauso, scusate. Bravo! L'unico limite, la fantasia. Ovviamente se da una parte saremmo tentati di approcciare questi fenomeni come si approccia un tuo amico ubriaco, estremamente molesto, ma tutto sommato inoffensivo, ricordiamoci che ci sono dei casi anche molto, molto pericolosi. Come il modernissimo complotto di QAnon, un tragico mischione di teorie cospirazioniste che hanno preso piede tra gli ambienti dell'estrema destra americana, secondo cui esiste questa società segreta composta da VIP che praticano satanismo, cannibalismo e pedofilia, impegnati in un traffico sessuale di bambini a livello mondiale, da cui estraggono anche dalle ghiandole pineali l'adrenocromo per ingerirlo e tenersi eternamente giovani. Porca puttana, è questo che succede a sniffarsi i sofficini? Questo delirio è culminato nel famoso assalto a Capitol Hill da parte di gente dal dubbio gusto estetico ma estremamente violenta e pericolosa. Un po' come vedere un bambino di 3 anni convinto che sotto il suo letto viva un mostro che voglia mangiargli il nasino impugnare un bazooka e far saltare in aria il palazzo. Secondo il Times, nello scorso dicembre, circa un americano su 3 credeva in sta roba. E circa il 30% degli elettori di Trump era convinto che lui stesse combattendo contro questa organizzazione di pedosatanisti, di cui tra parentesi facevano parte anche Oprah, Hillary Clinton, Bill Gates. Vabbè, ma scusate, se non c'è Bill Gates, non vale. E Tom Hanks. Tom Hanks. Perché Tom Hanks? Se Tom Hanks è pedosatanista, allora Cristina D'Avena è Hitler. Non era scappata al centro della Terra. Cantava i puffi sanno che Schweine fly. Questo è il magico mondo di QAnon, che si chiama così perché la teoria è stata diffusa per la prima volta su Reddit da un utente misterioso che usava il nickname di Q, Q maiuscolo, che però, come riporta il Rolling Stone, molti suoi seguaci penserebbero in realtà essere John Fitzgerald Kennedy. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Ex!